Allora, eccoci ritrovati in questa seconda lezione, in questo secondo tutorial, in cui volevo mostrarvi come si va a sostituire la falsa maglia falsa maglia che è questa, per andare a rendere più agevole le operazioni di montaggio e smontaggio della catena. L'operazione di per sé è abbastanza veloce, come vedete questo smaglia catena è un accessorio creato apposta, ha questi due dentini per andare a fermare la catena e tramite questo perno va ad uscire il piolo che sta nelle maglie. Quindi la sua applicazione è molto veloce perché una volta incastrato, non so se si vede bene, sono da solo. Andremo a fare pressione in modo da smagliare appunto la nostra catena. Vediamo se ci riusciamo senza far danni. Ok, siamo riusciti. Piano piano facciamo uscire il piolo. Io già lo vedo, voi sicuramente no. Però ok, una volta che il piolo è uscito, si porta indietro e si libera. Come potete ben vedere, la nostra catena è stata smagliata. Da questa parte avremo qua appunto il piolo. Ora, l'operazione che andremo subito ad effettuare è quella di inserire la prima mezza maglia all'interno della catena. Ecco fatto. Andiamo a togliere. Quindi completiamo la nostra operazione e rimuoviamo del tutto questa maglia. Queste operazioni andrebbero fatte con un apposito strumento che altresì serve a tenere ferma la maglia, in modo da rendere il tutto molto più agevole. Non è uscito del tutto. E allora noi facciamo un altro po' di pressione. Ok. Ok, a questo punto abbiamo rimosso la maglia con i suoi piolini e andremo subito a sostituire l'altra mezza maglia. Ok? Entra velocemente senza grandi difficoltà. Una volta entrata, avviciniamo alla catena e andiamo ad incastrare il verso giusto. La nostra maglia. Gioco è fatto. Siamo ritrovati con una maglia cambiata e la possibilità di smagliare la catena, quindi liberarla e renderla facilmente agevole per agevolare quindi quelle che sono le operazioni di pulizia della catena stessa con una tempistica veramente ridotta. Questo è tutto. Alla prossima. Sicuramente la nostra terza lezione verterà su come andare a pulire la catena.
quali trucchi usare e niente, la catena della mia bici è molto sporca e ne approfitterò. Un saluto a tutti, scusate per la posizione, ma ero da solo. Ci vediamo. Anzi, uno zoom. Certo, ora è pulito e lucente. Ciao ragazzi.